studiare per ricevere diplomi, ma è fare qualcosa che mi piace.
essere studiosi è sbagliato perché nella mia testa una persona che si informa da sola tutta la vita vale molto di più di una persona che ha studiato magari presso una scuola e ha ricevuto chissà quali diplomi, perché quando tu dentro di te hai questo senso di curiosità verso il mondo, di scoprire qualcosa di nuovo, di imparare, perché la vita è, diciamo, un insegnamento, bisogna coglierne ogni attimo e trarne appunto una lezione. E questa è la cosa importante, e questa è anche l'intelligenza. Questa è una delle cose che comprende l'intelligenza. Io la penso così. Però è un mio parere personale, non nei confronti di tutti, ma nei confronti di me stessa. Quindi è un mio autopensiero di me stessa. E questo può valere solo, e ripeto, solo nei miei confronti, perché ci sono persone che felicemente vanno in una scuola, qua in Italia o all'estero, fanno gli studi e gli piace, e questa è la cosa importante, che voi facciate nella vita ciò che vi piace. Io per me ho scelto questo ente di studio che ho concluso felicemente e sono felicemente diplomata. Diciamo, non ancora, perché deve ancora arrivarmi il diploma, però ci sono quasi. Manca poco, a settembre. E quindi è ciò che volevo precisare e condividere con voi. Ho dato i miei ultimi esami il 22 di giugno. Oggi siamo al 5 luglio, mamma mia, come vola il tempo, incredibile. Questa è un'altra parentesi tanto lunga che non voglio approfondire oggi. Sì, ho dato i miei esami il 21 e il 22 giugno. L'esame, diciamo che si basava sulla pratica e sull'orale, quindi abbiamo svolto diversi trattamenti sia in estetica sia in acconciatura, e quindi poi il giorno dopo abbiamo avuto un orale e sono felicemente andata a casa con diversi pesi tolti, perché come sapete l'esame, anche se avete studiato tutto e sapete tutto, è sempre qualcosa di pesante che ci pesa dentro l'anima, ci pesa proprio di tirare giù tutto. E so perfettamente questa sensazione, l'ho vissuta soprattutto, ricordo, in terza media, è stato massacrante. Però è stata una bella esperienza, perché è tutta un'esperienza, bella o brutta, ma bisogna coglierne quanto possa essere difficile, bisogna sempre cogliere una lezione da ciò che viviamo in questo magnifico mondo. Siamo noi che decidiamo come vedere le cose, perché siamo noi a proiettare, diciamo, il tutto nella nostra vita. È come se fossimo delle videocamere. Dipende dalle impostazioni, come le imposti, e vedrai il mondo in quelle impostazioni, in quella maniera. Un'altra cosa che voglio un po' condividere con voi, ma non approfondire troppo, perché so che è un tema abbastanza delicato per i miei iscritti, perché molti penso che abbiano un po' questa sensazione del ossessivo barra possessivo, nel senso che alcuni magari, forse parlo più dei russi, ma è come se mi sentissero loro, di loro proprietà. Affatto sbagliato, però purtroppo è così. E detto ciò, sì, sono felicemente fidanzata con il mio compagno e penso che questa sia stata l'innovazione della mia vita, trovare una persona come lui. La nostra relazione cresce ogni giorno di più, io lo sento, io lo so, e anche e soprattutto perché siamo passati ad un nuovo livello, ovvero il livello della convivenza. Allora, a parte la festa e tutto, allora, diciamo che come convivenza, conviviamo da un bel pezzo, perché oltre agli studi e qualche amica e genitori a parte, quelli ovvio, nella città in cui vivo io, chi non lo
del tipo, oddio,